Allora, siamo con Giorgio Vitali, un saluto a tutti gli amici. Adesso ci parlerà della situazione circa Grillo e del suo movimento. Vai Giorgio. Allora, noi in questi ultimi giorni abbiamo attaccato pesantemente il Grillo e la sua organizzazione. La sua organizzazione, intendiamoci bene, non è il Movimento 5 Stelle. L'organizzazione di Grillo è una società, chiamiamola così, società a responsabilità limitata, molto limitata, come definizione di società, la quale però pretende di avere un potere illimitato. Ma come ce l'ha questo potere illimitato? Ce l'ha costringendo i propri adepti, cioè quelli che vogliono essere candidati nelle liste del Movimento 5 Stelle, a firmare alcune gravissime concessioni che, anche qualora fossero di stampo strettamente religioso, diciamo prometto di non uccidere, mi impegno a favorire il povero, il poveraccio, tipo preti, insomma, no? Avete visto, cari amici, cosa ha fatto la CEI, la conferenza, è vero, dei pretonzoli, dei vescovi, arcivescovi e cardinali, no? Sì. Che dice, papi no, e cardinali, incluso avarizia, il suo soperchio. È naturale, dice, e no, dice, devono essere i migranti, devono essere aiutati tutti. Ovviamente perché ci mangiano sopra, perché se non ci mangiassero sopra e fior di miliardini di euri a danno del popolo italiano, del popolaccio, della plebe italica, non sarebbero così generosi e così buoni con i poveri migrantes, come sanno tutti coloro che conoscono molto bene i preti, ok? Preti, allora, di tutto. Di quale religione? Specifichiamolo. È una religione che noi potremmo dire del cazzo. Allora, qui adesso che è quella più, non ci allarghiamo, più qualificata. Allora, qui c'è una, questo diorama è una vecchia rivista molto prestigiosa, diciamo, diretta da un noto politologo dell'Università di Firenze, Marco Tarchi. Basti pensare che questo è il numero 329. Bene. Non è roba da poco, io credo che sia una delle poche riviste siamo contro sole. Che sia riuscita a durare fino a quel tempo. È chiaro, è una rivista che costa poco, però in ogni caso è un bel pensatoio. Tra l'altro pubblica. Scusa, sempre. Dove la troviamo questa rivista? In edicola? La troviamo soprattutto in qualche libreria molto fornita di riviste culturali e soprattutto per abbonamenti. Ah, quindi non la troviamo dal giornalaio sotto dal casa? Giornalaio questa non si trova, per sua fortuna, perché sennò gli verrebbe a costare 100 volte di più. Però dicevo, oltretutto, chi è interessato, la rivista pubblica tradotti in italiano tutti gli articoli di Alain de Benoist. Quindi diciamo è una cosa abbastanza interessante. Comunque, siccome noi abbiamo preso di mira questo movimento di Beppe Grillo, qui c'è un articolo, un'intervista a Marco Tarchi, Sguardi sull'attualità, eccolo qui, di cui voglio leggere e eventualmente commentare alcuni concetti, è molto importante. Perché il partito di Grillo non può vincere senza Grillo? Alla fine, domanda, alla fine Grillo ha effettivamente fatto il passo di lato, tornando a teatro. Secondo lei il Movimento 5 Stelle senza il suo megafono può sopravvivere? Sopravvivere certamente sì. Avere il successo che ha riscosso sin qui ne dubito. Senza Grillo e soprattutto senza le sue idee e il suo modo di esprimerle, politicamente scorretto e populista, a piene carati, il movimento perderebbe le caratteristiche di trasversalità che gli hanno fatto conquistare simpatie e voti in ambienti molto diversi o, per meglio dire, fra delusi da precedenti appartenenze di destra, di sinistra, di centro o spinti a smettere per una volta di rifugiarsi nell'astensione.
un Movimento 5 Stelle senza Grillo rischierebbe di sbandare verso quel profilo da sinistra 2.0 che un certo numero di osservatori interessati gli hanno pronosticato in passato. E questo, stando agli studi effettuati sul suo elettorato, vorrebbe dire perdere di qui a breve un terzo dei consensi raccolti. Premesso tutto ciò, io non credo che il megafono voglia davvero scomparire dalla scena. Non mi pare che sia nel suo carattere e il suo passato battagliero porta ad escluderlo. Del resto, mentre dichiarava di voler tornare a fare essenzialmente l'attore, il suo blog ha dato la linea sulla libertà di coscienza di fronte alla stepchild adoption. Non direi che sia un abbandono della politica. Ora, qui ci sono alcuni concetti che vanno sicuramente sostenuti e sottolineati. Grillo è l'autentico creatore di questo movimento. I consensi li ha ottenuti lui, al contrario ad esempio di Gesù Cristo. Gesù Cristo, qualora si credesse all'esistenza di questo personaggio, non andava certo a cercare le folle. Gesù Cristo si accontentava di avere 12 apostoli, 12, perché era un predicatore che parlava al singolo, non parlava alle folle. Al contrario, Beppe Grillo è uno che è nato come attore ed è nato per parlare alle folle. Forse qualcuno non si ricorda che Beppe Grillo è stato anche per una volta il presentatore del Festival di Sanremo, al momento in cui andava alla grande, no? Con le sue sostanziali critiche alla società e alla politica dell'epoca. Critiche l'epoca, che... Scusa, di che epoca parliamo? Anni 80, 86? Esattamente. All'epoca della famosa invettiva contro Craxi. Esattamente, esattamente. Epoca in cui lui ovviamente agiva in maniera consona a quello che diceva di pensare, poi però nel momento in cui il movimento è diventato altra cosa ed è stato avvicinato da forze politiche non italiane, l'abbiamo già detto prima, e beh, in quel momento certe cose Grillo se le è completamente dimenticate. E anche questa è un'ipotesi che dobbiamo fare. Spesso si accusano i vertici, soprattutto Di Maio, si accusano i vertici del movimento grillesco di non sottolineare bene certi punti essenziali della realtà politica nella quale viviamo. E molti dicono, certamente, adesso non lo dicono, quando andranno al potere vedrai che cosa faranno. Allora, quando andranno al potere non faranno proprio un bel cazzo. In effetti pare che taluni argomenti siano usciti dal frame di Grillo, come il signoraggio. Esattamente, siano proprio usciti completamente. Non si parla più di signoraggio. Certo, ci sono stati degli incontri più o meno segreti all'ambasciata americana, ci sono state altre frequentazioni che noi non conosciamo, ci sono stati degli inviti nei confronti soprattutto di Di Maio, eletto chissà per quale ragione leader, non si sa per quale ragione. Ci sono delle strane scelte, come la scelta di questa candidata sindaco di Roma, che obiettivamente ci fa pensare che il movimento di Beppe Grillo non vuole avere un sindaco a Roma. Quindi qui ci sono tutta una serie di considerazioni che dobbiamo fare. Lo vedremo nel proseguo di tempo. Tu cosa ne pensi del passaggio televisivo di Di Maio nel salotto di Don Vespa, a Porta a Porta? Lì praticamente dobbiamo ricordare che qui abbiamo... Monsignor Vespa. Giustamente, Monsignor Vespa è esattamente la cosa più interessante, perché poi, come tu ben sai, assieme a Vespa c'è anche una nota esponente della magistratura, è vero? Sì, risulta. Risulta, ecco, che è anche una nota esponente di quale movimento più o meno segreto? Di un movimento che ha le mani in pasta dall'altra parte del Tevere. Esatto, non solo dall'altra parte, di tutto il mondo. Chiamiamolo col suo nome, Opus. 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 Allora, come vedi bene, opera di Dio. Il giro lo sappiamo, il giro è sempre quello. E giustamente Vespa, che è un consacratore di successo, deve invitare le persone che hanno successo.
Ora noi sappiamo che il movimento... Che devono avere successo. Esattamente, ancora meglio. Un predicato di... Esattamente, allora noi sappiamo che un passaggio da Vespa significa una sanzione, anche qui ci dobbiamo soffermare un po'. L'umanità non è quello che noi pensiamo che sia, cioè quello che noi vorremmo che sia. L'umanità è il contrario. L'umanità nel 99,9% non è gente che si ribella, non è gente che pensa in proprio, non è gente che ragiona, non è gente che sta a guardare il proprio interesse. L'umanità subisce sempre l'autorità. Allora, poiché il passaggio da Vespa è sintomo di una acquisita autorità, ogni passato da Vespa significa che avrai un certo qual numero di voti di sicuro che si aggiungeranno ai precedenti. Per quale ragione certi partiti stanno sempre sul punto di partenza, non riescono a superare la soglia di un certo numero di voti? Perché sono partiti che in un modo o nell'altro dimostrano di non essere consacrati. Il punto è questo. Ricordiamoci che la storia dell'umanità e soprattutto dell'Europa è stata, come dire, segnata soprattutto da conflitti fra poteri che prima si sono arrogati il diritto di consacrare qualcuno, dopodiché quel qualcuno è diventato importante. Ricordiamoci l'evento Canossa, ma praticamente era lì la sostanza del brando di Soana, la signora, esatto, Matilde di Canossa, la sua cara amica Matilde di Canossa, su cui molto ci sarebbe da ridire, esattamente, tutti i retroscena, esatto, ne parliamo un'altra volta. Ma lì il problema è sempre quello delle investiture, quello che io dico sì, allora te lo dico io, sono io. La mafia è lo stesso, quando tu vai dal capo mafia, no, da chi conta veramente, a Don Vito Corleone, esattamente, te lo sanno tutti, giorno dopo, chi lo deve sapere lo sa, dopodiché dopo che tu sei andato, se ti incontrano per strada ti riveriscono. Certo. A me è capitato casualmente, in un certo anno, era il 1978, mi trovai in una certa località del sud e del tutto casualmente mi trovai ospite di un personaggio, il sud, per il sud si intende anche la Calabria, di un personaggio che era un'autentica autorità. Lui mi invitò in una tavolata enorme di un ristorante all'aperto, eravamo in pieno agosto, e lì lui ricevette l'ossequio di un centinaio di persone che passavano, si inchinavano, baciavano le mani e quant'altro. Bel padrino. Esattamente, e lui mi presentava così, mio amico di Roma, lo baciamano, inchini eccetera. Questo è avvenuto nel 1978. Però quella era un'autorità vera, quella era un'autorità vera, autentica, perché era un'autorità conquistata con la presenza sulla piazza da sempre, tant'è vero che gli mancava una mano. In un duello a base di bombe a mano, e una bomba a mano gli era scoppiata nella mano. Quindi quelle per me sono autorità vere, non quelle posticce di questi papi o che sia, che pretendono di comandare sopra gli imperatori. Un imperatore è ben altra cosa. Comunque abbiamo già accennato al fatto che noi siamo dei ghibellini, quindi per noi l'autorità è quella imperiale, non è certo quella religiosa. Proseguiamo. Le prossime amministrative possono essere decisive per il Movimento 5 Stelle? Questa è una bella domanda. Sembra esserci un serio problema con le candidature e quindi vecchia storia con la classe dirigente, puntini. È dal 2013 che si pronostica che l'elezione successiva sarà decisiva per il Movimento 5 Stelle. E in genere lo si dice e lo si scrive sottintendendo che sarà la volta buona per vederlo imboccare il viale del tramonto. Io non vedo nell'immediato scenari apocalittici all'orizzonte. Certo è che il non voler abbandonare, quantomeno non subito, certe petizioni di principio piuttosto utopistiche, ognuno vale uno, tutto va deciso per via telematica,
le autocandidature improvvisate, il rispetto assoluto del divieto di cumulare i mandati e così via, rischiano di penalizzare fortemente il movimento in una fase in cui potrebbe volare alto. Rinunciare a Di Battista a Roma, a mio parere, è un grave errore. Napoli è un altro caso discutibile e candidature come quella Bedori, poi ritiratasi di Milano, dimostrano che un eccesso di dilettantismo è un boomerang anche in tempi in cui la gente comune è insofferente dei politici di professione. Questa è un'altra considerazione molto importante. Diciamo che la forza trainante del Movimento 5 Stelle è appunto questo suo populismo, questo suo essere popolare, questo voler dimostrare di essere nato dal nulla, come le margherite nascono nei prati incolti. Vogliamo dare una definizione più specifica di populismo? Dagliela tu. Uno di questi termini coniati così che poi diventano di uso comune. Chi l'ha inventato? Pare sia stato Lenin. Sì, esattamente, è stato Lenin, e l'abbiamo detto più di una volta, che ha inventato questo termine populismo perché lui si considerava membro di una elite. Ed è vero, è ampiamente dimostrato che il comunismo leninista, che si è impossessato molto facilmente, diremo noi, della Russia, era una creazione della classe dirigente economico-finanziaria statunitense che voleva portare a comandare in Russia, che era una enorme potenza, aristotelicamente intesa. E questa grande potenza produttiva, in pectore comunque, se era coordinata e retta da una classe puramente burocratica, composta di fanatici partitanti, non avrebbe portato a nulla, come ha poi dimostrato la fine dello scontro con il mondo libero, con il mondo liberista. Cosiddetto. Quindi lì la questione è molto chiara. Quindi Lenin, che si considerava stato eletto, prescelto dall'elite finanziaria ebraica, riteneva che gli altri fossero della plebaglia, infatti quindi il populismo è nato con questi termini. Poi ovviamente tutti coloro che, senza nemmeno saperlo, chiamano populisti ogni movimento autenticamente popolare, perché qui il problema è questo: il movimento grillino è un movimento autenticamente popolare. Nel momento in cui però si dimostra, e noi cerchiamo di dimostrarlo, che dietro c'è uno strano marchingegno, che è molto grave, e allora lì la delusione sarà cocente. Ritorneremo a una situazione di enorme disagio esistenziale degli italiani, i quali non crederanno più a nulla, ed è quello che loro signori, cioè il potere finanziario, vuole. Un popolo incapace di organizzarsi. Infatti io ho notato che per molte persone Grillo è l'ultima spiaggia. Esattamente, bravissimo. Se non lui, chi? Siamo di nuovo nel dogmatismo, non si riesce, anche se uno fa questo tipo di denunce, le persone ti guardano così come se si svegliassero adesso da un sonno profondo, ti dicono: ma di cosa stiamo parlando? Se non lui, chi? Allora gli altri. Esatto, è naturale. Oddio, ritorna questo, oddio ritorna quello. Prima è naturale, stavamo meglio. È verissimo. Però noi dobbiamo svelare qual è il problema. Il marchingegno c'è, ed è un marchingegno veramente totalmente illegale. E mi dispiace per le persone che, pur di essere candidati, pur di andare al successo, hanno firmato quel contratto giugulatorio, il quale contratto, tra l'altro, essendo da una parte giugulatorio e dall'altra parte assolutamente contro tutti i principi costituzionali, è nullo. Mi piacerebbe vedere un qualcuno che, avendo disobbedito a quel contratto, va poi in causa. Ricordiamoci che alcune persone che si erano candidate del tutto liberamente come candidati nel Movimento 5 Stelle per l'amministrazione comunale di Roma, e che sono state ingiustamente cacciate, tra cui un nostro amico, hanno fatto ricorso e hanno pure vinto, oltretutto. Quindi vai subito in Corte Costituzionale per incostituzionalità. Esattamente, durante il procedimento.
Aspetta un minuto che finiamo questa cosa, ci mettiamo pochissimo. Siamo a 19. E questa è l'ultima cosa che è importante, quello volevo dire. Pensa che la clausola dei 150.000 euro di multa, a parte che bisognerebbe capire se è tecnicamente regolare, ma vabbè, crei distanza tra i due. Chi è che lo dice? È questa intervista. Ma chi? È un'intervista che è stata fatta a Marco Tarchi, in questa rivista qui. Ah, ok. Bisognerebbe capire se è tecnicamente regolare, ma vabbè, crei distanza tra il Movimento 5 Stelle e gli aspiranti candidati in vista delle amministrative. Fra espulsioni e multe, il Movimento 5 Stelle sembra si voglia arroccare sempre più in se stesso. L'idea della multa non è la migliore per cercare di evitare di promuovere a cariche di rilievo soggetti poco o per nulla affidabili. Perché non è così in realtà. Non è che la multa te la do perché tu sei inaffidabile. La multa te la do perché disubbidisci ai miei ordini. Hai capito? È una cosa ben diversa. Andiamo a caricare e poi torniamo. Dai, no, dai. È l'interpretazione che ne dà. È un'interpretazione. Siamo su al furgone. È un'interpretazione ottimistica, non è un'interpretazione realistica. E si presta agli attacchi e ai sarcasmi dei concorrenti. Ripetiamo che noi gli attacchi li abbiamo fatti, non siamo concorrenti e non facciamo nemmeno il sarcasmo, oltretutto. Basterebbe creare procedure di selezione che, senza essere verticistiche, facciano da filtro al carrierismo. Ma non è il problema quello del carrierismo. Che, benché ci si intestardisca a non crederlo, si afferma tra i neofiti e tra gli uomini nuovi non meno e non meno velocemente di quanto non accada negli ambienti di partiti consolidati. Il carrierismo è insito nella natura umana, quindi non lo puoi eliminare, ma poi questo contratto non significa niente con carrierismo. Tu firmi un contratto a occhi chiusi, e poi hai capito? Un'azienda senza privata. Condizioni, cioè io firmo un contratto in cui c'è scritto devo ubbidire, e che sono un operaio, devo ubbidire a quello che mi dice una società a responsabilità limitata. Allora, dovevi dire, ed era molto più onesto e serio, firmando di stare con noi, tu firmi di non, che ne so, non lasciare il partito per altre cose, non farti corrompere, tutta una serie di queste cose, allora è comprensibile. Non un contratto a scatola chiusa, no? Ecco, ma secondo te con questa tipologia di contratto lo possiamo definire una salvaguardia della morale o un moralismo vero e proprio? Nessuno nell'altro, perché è la amoralità allo stato puro. Ah, quindi è l'esatto contrario. Un candidato deputato a firmare un contratto con un privato, con un'associazione privata, un contratto di carattere operativo, lavorativo, tipologia, contratto di uno che assume la rappresentanza per conto di un'azienda commerciale. Che cosa c'entra? Noi questo abbiamo denunciato. Anche se oggi, con il clima che tira, l'idea che il politico ognuno abbia il diritto di fare quel che gli pare non sembra scandalizzare più nessuno e porta allo sfacelo che abbiamo di fronte. Lei come si spiega il dietro front sulle unioni civili? Dal sì alla libertà di coscienza, legittima, ci mancherebbe, a pochi giorni dal voto. E politicamente serve a qualcosa? Immagino che qualcuno si sia reso conto che votare il DDL Cirinnà, così com'è, avrebbe scontentato quel terzo di elettorato grillino di provenienza del Strolsa di cui accennavo sopra, e abbia preferito non rischiare. In questo senso sì, penso che sia una mossa utile, a meno che il Movimento 5 Stelle non voglia ridursi ad esclusivo ricettacolo degli eterni adepti di qualcosa di sinistra. Il Movimento 5 Stelle è ancora l'avversario più temibile di Renzi? Penso proprio di sì, se non altro per lo stato comatoso in cui versano tutte le possibili alternative. Ad onta dei sondaggi su fantomatiche coalizioni ricomposte di tutti i frammenti del centrodestra, che tu soltanto la Lega che fu, soltanto la Lega mi sembra in grado di poter raccogliere buoni risultati elettorali in questa fase. Il ciclo di Berlusconi è chiuso da un pezzo e nessuno di coloro che ne aspettano l'eredità è in grado di rinverdirne i fasti.
a cura di David Allegranti. È stato, l'intervista è stata fatta a Marco Tarchi, è stata fatta da Il Foglio del 3 marzo del 2016. Per concludere, abbiamo voluto leggere questa intervista perché Marco Tarchi, che è un notissimo, uno dei più seri e più acculturati politologi italiani, presume sempre di partire da una valutazione realistica, cioè machiavellica. Ricordiamoci che appunto Marco Tarchi insegna a Firenze, all'Università di Firenze. Per Machiavelli l'uomo politico è un individuo assolutamente amorale, fatto, che punta soltanto al potere e al dominio sugli altri. Siccome lui parte da questo presupposto, è evidente che lui pensa che certi vincoli, no, nei confronti dell'azione politica dei propri adepti siano dovuti alla necessità di tenere la situazione sotto controllo in un partito che siamo oggi ancora allo stato fuso, cioè alla materia fusa che deve ancora forgiarsi. In realtà questo contratto non è di questo tipo, lo ripeto perché deve servire per tutti i nostri amici. Noi non abbiamo attaccato Grillo perché ha fatto questo contratto che apparentemente serve per moralizzare l'ambiente. Noi abbiamo attaccato Grillo perché Grillo e insomma la Casaleggio e Associati, di cui non sappiamo chi sono perché è una società a responsabilità limitata, perché ha imposto a dei candidati delle condizioni che non poteva assolutamente imporsi. Il candidato non è proprietà della Casaleggio e Associati, né di nessun altro. Così vuole la legge. Che poi che mi dicono che gli altri sono più corrotti, sono perfettamente d'accordo. Che sono asserviti al potere economico finanziario, basta vedere Renzi, basta vedere Napolitano, basta vedere l'attuale Presidente della Repubblica, sappiamo chi sono, ma è una questione di formalità. Se tu vuoi rappresentare l'alternativa, devi essere l'alternativa, se no non la sei l'alternativa. È chiaro? Giusto. Bene, allora chiudiamo la registrazione e salutiamo gli amici. Pace e bene. Saluto ingentissimo a tutti.